Proviamo. Amara viuda e matar. In quale caso diceva, si domanda Rabiuda, il caso era quello della storia dei giocatori di dadi, se erano in assoluto inadatti a essere testimoni, oppure c'erano dei casi in cui avessero un'altra occupazione, quindi non erano, in questo caso, se avessero avuto un'altra occupazione, secondo la sua opinione, sarebbero stati invece accettabili per testimoniare. Amar Rabbi Abbahu, Amar Rabbi Elazar, Alaha che Rabbi Yehuda. E l'Alaha è come comunque stabilire, l'Alaha è come stabilire, come dice Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Abbahu aggiunge, Amar Rabbi Elazar, Kullan Tzirichin Hakhazah. Comunque tutti, per essere considerati inadatti, bisogna che il tribunale faccia una dichiarazione formale della loro inadeguatezza. Bevedin nel tribunale. Roe plighi. Sul caso invece del pastore c'è una discussione. Plighiba, se non una discussione. Ravaha veravina hadamar, tra Ravaha e Ravina hadamar, uno ha detto, Bae achrasa, zelchim achrasa, c'è bisogno che ci sia una dichiarazione formale di squalifica, Behadamar lo bayakazar, e un altro invece ha detto che non c'è bisogno di una dichiarazione pubblica di squalifica. A questo punto si pone un problema. Bishlama, ok, tutto questo va bene, le mande Amar per chi dice che non è lo bayakazar. Ai. E tutto questo va bene per quelli che dicono che non c'è bisogno di una dichiarazione formale. Ainu de Amar Raviuda, Amar Ravstam, Roe Pasul. Dal momento che aveva detto Raviuda, Amar, a nome di Rav, Stam Roe Pasul, che un roè qualsiasi, un pastore per il solo fatto che sia pastore è comunque squalificato, e quindi va bene per quelli che dicono non c'è bisogno di una dichiarazione formale del Bedin perché sia squalificato. Ella le manda a Mar Baia Hazà, ma per quelli invece che sostengono che comunque ci voglia c'è Baia Hazà, che ci sia bisogno di una testimonianza, mai stamuroè, qual è il caso, questo caso appunto di questa storia del pastore? Pasul di Bisnama Bachrisim Alea. Dice sì, perché comunque c'era bisogno di una, cioè c'è bisogno, per quelli che dicono che c'è bisogno di una dichiarazione, comunque questa dichiarazione viene fatta comunque d'ufficio, viene fatta comunque in automatico. Quindi e così si accordano anche, cioè, sono d'accordo anche, a questo punto abbiamo chiarito che comunque anche nel caso del che sia un nel caso del pastore, che tutti sanno che i pastori comunque sono inadatti alla testimonianza, comunque c'è bisogno di una testimonianza formale, questa viene data in automatico. Machesina Lea. Ai matana deu hatima alea trin gazlanim. A questo punto però si pone il caso che c'è il caso di una matanà, di un atto di donazione, Deavu Khatime Allah Terin Gazalim, in cui che riporta le firme di due Gazalim, di due ladri, di due ladri. Savar Rav, in questo caso, Savar Rav pensava, Savar Rav papà, Bar Shmuel, Leakshura. E Rav papà, figlio di Shmuel, pensava che queste firme fossero corrette, fossero la loro testimonianza. In questo caso era accettabile, nel caso che ci fosse una firma di questi due ladri,
De Allo a Crisanna Leo, dal momento che non erano questi due Gazlanim, non erano stati precedentemente dichiarati inadatti, pur essendo dei Gazlanim, non erano stati precedentemente dichiarati L'Ocresinalea Amar non sono stati dichiarati precedentemente appunto inadatti alla testimonianza. Amar le Rava Naede Beinan Achraza Banan. Questi hanno bisogno. Ma è bene perché grande la banana, perché grande Sì, oraita, allora a questo punto, sì, a bene. questo punto questa è una precisazione, la precisazione che fanno a questo punto, sì, però bisogna precisare che questo è il caso di Gazlan e Rabbanan, in cui i Gazlanim, in cui i ladri sono ladri solamente agli occhi, secondo una regola che hanno stabilito i rabbini in un'epoca successiva, Begazlan e Rorada, Mibeinan Achrasa. E cioè, tu pensi invece cioè, pensi che invece ci possa essere ci debba essere la Khazà per i Gazlanim invece per i ladri che invece secondo invece le regole della Torah sono ladri? È una domanda retorica. La Tu domanda pensi che ci retorica. voglia Hrasa, Hrasan de Oraita? No, non ci vuole Hrasa. No, non ci vuole. A questo punto la Gemara ci dà tre e parole chiave per descrivere i tre casi che poi andrà a descrivere. Siman davar verayot ganav. Davar, poi adesso vedremo, davar e davar acher, arayot sono le trasgressioni sessuali e ganav sono ancora una volta i ladri. Amar aravachman, adesso il primo caso, quello del davar. Disse aravachman, ochle davar acher, e chi mangia altre cose, letteralmente, generalmente il termine davar acher si riferisce a chi mangia maiale, tuttavia, siccome poi si specifica, si fa la differenza se questo davar acher sia avvenuto pubblicamente oppure privatamente, a questo punto qua i Rashi e altri commentatori sostengono invece qua non si tratta del mangiare carne kasher, ma semplicemente di persone che hanno accettato la tzedakah da Goim. Posso chiedere una cosa? C'è Non una differenza, se mi ricordo bene, c'è una differenza fra fare averot privatamente e pubblicamente anche rispetto al fatto alle tre per cui bisogna morire. Se cioè le tre sono anche private, mentre per quelle pubbliche sono di più, se mi ricordo bene. Quindi no, non potrebbe valere anche per il fatto di mangiare. Se la cade in questo caso. Sì. No, non No, no, c'è da la capra, mangiare anche il cacciata maiale, cioè al di là di quello che dice Rashi, per mangiare sì, cose non kasher. però in realtà c'è una raccata specifica perché per questo invece non va. C'è una raccata specifica sul maiale. Ho capito. Rispetto a cui Anche perché, insomma, mangiare normalmente si mangia privatamente, non si mangia in pubblico. sì, ma un banchetto del re, queste cose qui. So, chiaro. Però no, sul mangiare non si fa differenza tra pubblico e privato. Ho capito, Sì, grazie. c'è la cosa del pubblico, anche qui ci sarà la cosa del pubblico e privato, anche nel Ochel Davar Acher. Sì, anche perfino per le tre averot, in alcuni casi c'è un problema di pubblico e privato. Però qui attenzione, il problema lì è diverso, perché lì il problema è Yareg Veriavo, si faccia uccidere piuttosto che trasgredire. Qui il problema, se lui può testimoniare in un Certo. tribunale, quindi possiamo essere un po' più mammerini, una cosa è dire a una persona che deve farsi ammazzare, una cosa invece è dire che non testimonierà. Vabbè, insomma, può sopravvivere anche senza testimoniare in tribunale, insomma. Certo.
vabbè. Cioè, non so se avete mai letto la Teshuvah di Geret Eman di Rambam, Geret Hashmad di Rambam, sul farsi uccidere piuttosto che trasgredire in caso di conversione, in caso che si costringa la conversione. E lui parte da la cosa che va letta e studiata, però lui per prima cosa, la prima cosa che dice è: prima di dire a uno di farsi ammazzare ci si pensa bene. Non è che si dice così, non è che si dice a cuore leggero devi farti uccidere, prima di dirlo devo trovare tutte le soluzioni per non dirglielo. Certo, sì, chiaro. Ok, Amara Rahman, Ochleda Varache, che abbiamo detto appunto chi mangia della tzedakah dei non ebrei, e Psulim Leidut, sono inadatti alla testimonianza. Animile, in che termini? Befaresia, nel caso in cui questa tzedakah sia pubblica. Aval Bezina, no. Aval, nel caso in cui queste loro godano della tzedakah dei goim in maniera riservata, questa regola non è valida e quindi sono adatti a testimoniare. Ube faresia nami lo amran ella. E anche nel caso che avvenga pubblicamente, nami lo amran, anche non hanno detto, cioè un'ulteriore limitazione anche se la cosa sia avvenuta pubblicamente, è la Def Charlotte Nesu Bezina, se non nel caso in cui gli sia possibile a questa persona di nutrirsi, cioè di godere dei frutti, di godere della Tzedakah, di godere della Tzedakah in maniera riservata. Veka Mevase Nafshe. Befaresia, e solamente in quel caso lui, come abbiamo detto, si svergogna pubblicamente perché accetta la tzedakah dei goim, dimostrando che gli ebrei non sono rahmanim e che quindi non fanno tzedakah. Avallo efsharle, ma se nel caso in cui questo non gli è possibile, chayote u, però se questo non è possibile, dovrà pur vivere in qualche maniera, chayote u. Amar avachman e chashud al arayot, kasher ledut, questo è il secondo caso. La persona che è sospettata di arayot, di trasgressioni sessuali, kasher ledut, è adatto a testimoniare. Amar av sheshe, animare arbaim bekatfe bekasher, e in maniera un po' disprezzante domanda Rav Shesh, ma è possibile? Mi risponda il mio signore, mi risponda se è possibile che lui si becchi sulle sue spalle 40 frustrate o percosse ed è kasher per testimoniare, cioè una cosa così grave per cui lui arriva ad avere 40 frustrate 40 volte ed è questa persona è adatta per testimoniare. Amarava un modera, sì, però Amarava Rav Nachman non risponde direttamente, ma Ravà comunque testimonia di una limitazione a questa apertura a questa grande apertura di Rav Nachman, ma anche Rav Nachman è d'accordo, le inyan e dutisha, se che questa testimonianza che lui può testimoniare è perché nel caso riguarda invece i casi in cui la testimonianza riguarda una donna, non riguarda. Che non riguarda i casi in cui l'oggetto della testimonianza è una donna. In quel caso lui è Pasul, giusto? Sì. Ok. Amara Vina, veite Mara Fafa, disse Ravina, e c'è a nome di Rafafa, lo Amran, questa cosa non è stata detta. Ella le affuche, quando si tratta di mandarla via, cioè di renderla libera.
di renderla libera, cioè per esempio sta testimoniando che il marito sicuramente è morto lontano e abbiamo notizia che è morto lontano e quindi sicuramente una donna libera non è più vincolata dal matrimonio, quindi è libera per essere risposata da qualsiasi altro ebreo. Avale le eiula, ma invece per legarla, letla ba. Sì, però invece invece per il contrario, dimostrare invece, che ne so, che lui testimonia che lui ha visto il marito vivo e che quindi lei è ancora legata a lui, l'etlamba non è adatta a testimoniare, non può Non c'è testimoniare. problema, no, può, è adatto. Ah, è adatta, sì, perché prima ha detto che era vietata, sì, invece l'etlamba, sì, Non c'è l'etlamba. problema, Non non c'è abbiamo problema. problemi. Uscita. È chiara questa cosa. Maude tema a Difale. Dice sì, perché in questo caso è chiaro perché è una cosa, perché in questo caso, se lui dichiara se nel primo caso che ha dichiarato che questa donna è libera, e lui ha un'altra donna a disposizione da poter sposare. No, Come? no, no. No, aspetta, ho confuso. Allora, Pscita dice, è ovvio che è così, perché nel caso ha un vantaggio, nel secondo caso non ha un vantaggio. Ok, punto, Quindi, adesso bene. okay. Pscita, qual è la possibilità, com'è che abbiamo, c'è bisogno di dirlo, insomma. Maude teima a difale. Perché in questo caso Potresti dire. potresti dire deve a No, sì. Per a difale. Per lui è meglio questa. Cioè, lui è meglio questo, deve a lui chi è meglio? è meglio invece che sia proibita a lui, che Si è proibito. sia proibita, che quindi lei è ancora vincolata, è il secondo caso che aveva portato, in cui lei si è vincolata ancora al marito, dal momento che ha scritto nelle Mishlei, Mangnuvim in Taku, che l'acqua rubata è più dolce. Mashmala. Kamashmalam, e così Ma dobbiamo capire la cosa. che cosa? Che lui non può Mashmala cosa vuol testimoniare. dire? Così abbiamo dimostrato. Come volessi No, no, dimostrare? comunque. Mashmala vuol dire così invece ci dice che cosa? Così invece ci dice che appunto lui non può testimoniare, anche nel caso in cui lui la renda legata al marito, lui non può comunque testimoniare. Sì, capito. Kamash Malan ce l'ho. Kamash Malan Ah, Kamash me la ce l'ho. Ok. cioè, si dice che non è così, che non è così, che non è mai in grado di imitare, insomma. Okay. De Kama, Achish Ashi Shefikale. Dice no, no, non viene accettata questa opinione, giusto? Cioè Ishaler. non. No, perché visto che ce l'ha. È lì, è più a sua, insomma, Ha più. più a sua disposizione. Cioè, viene respinta questo ragionamento contrario. Del mai che lo vedi un tacco. Sì, del Mangui. Beamar Rahman, Ganav, Nisan, Veganat, Tishrei. Loshame Ganav. Poi dice, continua, la storia del Ganav. Di che Ganav sta Cos'è? parlando? Cos'è questa cosa che non avanza? Il Ganav di Nisan e il Ganav di Ishtar sono persone che hanno sottratto qualcosa, però in un periodo determinato che era la fine del raccolto, oppure la fine della vendemmia o della Sif, che non mi ricordo mai Sì, la com'era. vedete, la vedete. Vabbè, della vendemmia. E lo Shamei Ganav non viene chiamato Ganav. E perché non viene chiamato Ganav? Anime, la quale condizioni? Quali sono le limitazioni di questa affermazione iniziale? Be Arissa Udvar Muat, Udvar Shemera Merachto. Sono tre condizioni che vengono, tre limitazioni che vengono messe a questa affermazione che chi ruba di queste, chi, questo ladro stagionale non è chiamato ladro. Primo, che sia una Arissa, cioè che sia una persona che lavora il campo. E
per conto suo, però deve pagare una parte comunque, cioè, di un campo non suo, che comunque quindi deve pagare delle percentuali stabilite al padrone del campo, cioè una RIS, e lui quindi in questo caso lui potrebbe pensare che comunque quello che ha preso è parte di quello che gli spetta. Vedovar muat, una cosa comunque di poco valore, che non è commerciabile, comunque lui ha preso qualcosa che oggi diremmo per uso personale. Ubedvash enigmeram elachto, e per un, comunque questa sottrazione indebita è avvenuta per qualcosa che era la fine del lavoro. Alla fine del lavoro c'è il permesso. Non la fine del lavoro. Non, enigmeram elachto vuol dire adatto ad essere mangiato già. Cioè non posso prendere... Allora, la regola in realtà che un lavoratore che lavora in un campo come dipendente può mangiare dei frutti del campo. Quali frutti? Allora, può mangiare chiaramente non portandoseli via, ma può mangiare sul momento, e deve mangiare però frutti già maturi. Non può mangiare frutti che invece ancora non sono maturi. Che sono in breve amato. Ok. Nel momento, che vuol dire c'è il momento in cui stava lavorando, questo letteralmente. No, non c'entra niente. Allora, qual è il senso di questo? Merame l'artò ce l'ha prima. Cioè il frutto è già pronto per essere mangiato. Non può prendere le primizie. Sì. Può prendere dei frutti che sono già pronti. Ok. Icare de Razavid Khadganav Kaba de Share Upasle. C'era uno degli Icarim, appunto dei che non era un Aris, giusto? Dei contadini. Era un dipendente di Razavid. Uno dei dipendenti di Razavid, Ganav Kaba Deshare, ha rubato un cav di Seorin, di Orzo, era Orzo, no? Seorin. Upasle, ed è stato squalificato per la testimonianza. Behad Ganav Kibura Deane, mi sembra che era un grappolo di qualcosa, di uva? No, di datteri. Di datteri. Qual è la parola datteri? Di Ani? De Aine, queste date. Upasli, ed è stato squalificato. Hane Ucaburei de... Vabbè, questo è il caso, riportato il caso. Adesso poi riporta un altro caso. Hane Ucaburei de Kavur Nafsha Beyamtov. Poi c'è il caso di seppellitori che hanno seppellito una persona di Yom Tov Rishon Shelatzer, del primo giorno di Shavuot. E perché dice il primo giorno? Dice il primo giorno perché il secondo giorno, secondo tutte le opinioni, se gli Yom Tov Shenishel Galut, è possibile sicuramente seppellire. Quindi la trasgressione è stata fatta, in questo caso invece è stata fatta nel primo giorno. Shamtinu Rafapa, Shamtinu l'aveva approvati? No. Sì. Ti ha dato la scomunica. Ah, addirittura sì, non so, perché dopo il passlino le do. Sì, la scomunicata era papà, un passlino le do, e quindi conseguentemente, e poi oltre a questo, oltre che la scomunicati, passlino le do, li ha resi inadatti per la testimonianza, mentre invece Veakshin e Ravuna berede Rav Yoshua, invece quest'altro Ravuna, figlio di Rav Yoshua, li aveva invece resi kasheri, adatti alla testimonianza. Amallah Papa Veare Shaininu, ma no, Papa gli dice a questo punto: Veare Shaininu, ma si tratta di Reshaim, di malvagi. Savri mitzvah kavde, no, perché pensavano di fare una mitzvah. Veaka mashmintina Leu Savri Kappara, e quando sono stati scomunicati, perché uno potrebbe dire, ma sì, ma se erano stati scomunicati tu No, uno potrebbe dire, lui te lo dice.
Ah, e Luca lo dice. Come lui dice, ma io li ho scomunicati. Quello, li ho scomunicati, quello dice allora, sì. Attenzione, però... perché è importante il fatto che ho scomunicati? Perché è importante? Perché, evidente, perché se lui ha scomunicato, sicuramente non possono esserci rivedute. Perché no? Potrebbe. Ah, perché loro, a questo punto sì che erano consapevoli che stavano facendo qualcosa. Il problema è quello della consapevolezza. Qui il problema, esatto. No, al primo caso erano quando non avevano scritto... L'hanno fatto in buona fede. L'hanno fatto in buona fede. Dopo sono stato comunicato, sicuramente non lo sapevo, non era in buona fede. Dice no. Saber capara cav de lan rabbanan. Dice no, se pensavano che comunque avrebbero dovuto espiare in qualche maniera per la trasgressione, che però questo non li avrebbe resi comunque passibili appunto di essere squalificati per testimoniare. No, il problema non è se pensano di essere passibili o meno. No. Ma loro pensano di stare facendo la mitzvah. Ok? Loro pensano di stare facendo una mitzvah, che quella è una mitzvah superiore. Allora, sì, possono aver capito male, però li ho scomunicati e quindi adesso lo sanno che non è una mitzvah. Risposta, no, continuo a pensare che sia una mitzvah, però devono, visto che hanno fatto una cosa che non si dovrebbe fare di Yom Tov, pensano di dover essere... deve fare una cosa che gli dia, che faccia accapparare, che faccia espiare una colpa. Allora, questo concetto esiste. L'idea è: io faccio una cosa perché è una mitzvah, però nello stesso tempo questa cosa ha bisogno di una qualche riparazione. Da una parte lo devo fare, dall'altra ha bisogno di riparazione. Una vera ba mitzvah? Può essere una specie di mitzvah ba be avera. Mm. Può essere una mitzvah che viene attraverso una vera. Oppure in alcuni casi, per esempio, io faccio una... Non so, ci sono dei casi, per esempio, in cui io non faccio un digiuno. Raha prevede che io poi riprenda questo digiuno in un'altra occasione. E in quel momento non lo posso fare, per vari motivi non posso fare il digiuno, però in qualche modo poi lo rifarò in un altro giorno in cui non in cui posso farlo. Nonostante legittimamente non abbia fatto quel digiuno, però nonostante questo poi devo recuperare. Ma è come il Nasir che deve fare il sacrificio di espiazione alla fine del... Sì, anche se lì non è chiaro perché. Lì non è chiaro il motivo. Il motivo, secondo me, ci sono due interpretazioni. Uno è Nasir che deve fare il sacrificio di espiazione, quella che è più carina, che è quella secondo cui comunque perché si è vietato delle cose che erano permesse, eccetera. Ma c'è anche chi dice che deve fare un servizio di espiazione per quello che farà dopo. Rispetto ai digiuni, questo caso mi sembra più simile a quello che di qualcuno che fa un digiuno un giorno che non si può fare il digiuno e poi devi fare un altro digiuno per espiare questa cosa. Per esempio. Alcune volte ti dice questa situazione qua che ti permettono di fare un digiuno. Il caso è quello del Tamit Shalom. La Nitralom è questo, è un digiuno che si fa per un sogno sconvolgente, un sogno che si è fatto un sogno sconvolgente ed è previsto il digiuno per il Tanit Shalom. Il Tanit Shalom ha una regola abbastanza particolare che si fa anche di Shabbat. Cioè, anche se è di Shabbat si fa Tanit Shalom, che normalmente nessun digiuno, meno Kippur, si fa di Shabbat. Questo si fa anche di Shabbat. Quando mi capita di fare il Tanit Shalom di Shabbat, devo poi fare un digiuno di espiazione. Ma posso chiedere ancora una cosa? Sì. Questa scomunica, no? Ci sono due scomuniche, no? C'è quella più grave e c'è quella meno grave. Sì. E questa è quella meno grave. Cioè. Non lo so, perché in realtà il termine usato è quello più generico, perché riguarda tutte le scomuniche. Sì, chiaramente sarà quella meno grave.
Se posso chiedere, invece nel caso, quello subito precedente che abbiamo visto dei due ladri, lì c'è una consapevolezza, o meglio, c'è una mancanza di consapevolezza forse di fare qualche cosa di sbagliato, però non c'è una mitzvah di andare a mangiare dei frutti, di aver fatto un lavoro, pensare che per qualche ragione di avere qualche modo diritto ad avere qualcosa del frutto di questo lavoro una volta completato. Quindi lì c'è forse una mancanza di consapevolezza di fare qualcosa che non andrebbe fatto, sì. Però non c'è una mitzvah. In questo caso... Il problema è sempre quello della... Allora, qual è il principio? Il principio è: io sono disposto a fare... Allora, il principio per adesso su cui ci basiamo, poi vedremo che cambierà. Ma il principio su cui basiamo è questo. Chi è Pasul Le'edut? Pasul Le'edut è una persona che per soldi fa una cosa vietata. Ok? Per soldi. Deve essere questo il motivo. Per soldi fa una cosa vietata. Allora, uno che prende il frutto di un campo, sta rubando, prendendo una cosa vietata per soldi, perché ci guadagna, eccetera, eccetera. Ora, però devo essere consapevole che sto facendo una cosa vietata. Devo essere consapevole che la cosa che faccio è vietata. Quello che sostiene lì è che in realtà non è consapevole, pensa che sia permesso. Lui pensa che mangiare da quei frutti sia permesso. Perché io ci sto lavorando nel campo e quindi mi è permesso mangiare da quel frutto. E in questo caso la conclusione qual è poi? Che la conclusione sarebbe che se veramente io penso che non sto facendo una verà, a questo punto ho fatto una verà, va bene, però questo non toglie il mio essere kasher le'edut. Perché qual è il mio problema? Qual è il ragionamento del fatto che uno per soldi fa una verà? Se è disposto a fare una verà per soldi, forse è disposto anche a testimoniare il falso per soldi. Se qualcuno gli dà la bustarella, testimonia il falso. Però, un secondo, qui noi stiamo parlando, cioè il problema della questione di affidabilità sui soldi è perché stiamo parlando di problemi relativi a Mamonot, perché sennò per altre situazioni sappiamo che se uno riguardano le donne allora abbiamo un altro tipo di parametro, oppure quello dei soldi è un parametro universale che vale per qualsiasi tipo di il parametro dei soldi vale per tutto, Ed e Hamas vale per tutto. Ok. In realtà la storia dell'Ed e Hamas, secondo molti, in realtà è Xerat HaKatuv, cioè una cosa che si impara dal testo, dalla Torah. Okay. Come un'altra cosa che troveremo dopo, quella più problematica e meno politica e correct che possa esistere, ed è la testimonianza della donna. Se la donna può testimoniare o meno, anche lì, in realtà, il motivo per cui la donna possa testimoniare, nonostante tutte le cose, le spiegazioni che si danno, è Xerat HaKatuv. È il testo, è deduzione dal testo. Come la storia della testimonianza, per esempio, degli schiavi. Anche quello è un pasuk da cui si capisce questo. Ok? Va bene? Sì, chiarissimo, grazie. Va bene. E giriamo pagina, Itmar. Ok, dai. Adesso entriamo in questa cosa. Rezomem, e adesso in realtà, da adesso, in realtà verrà introdotto un altro criterio per quanto riguarda chi è Pasul Le'edut. Fino adesso, per adesso, siamo andati sempre su quello che Hamin chiamano Ed de Hamas, cioè un Ed di rapina. Ok, un Ed che è Pasul per rapina, ovviamente non perché sia un rapinatore, semplicemente, ma perché per tutte le cose legate al denaro. Va bene?
adesso vedrete che con Abayé la cosa viene molto allargata. Ed esome, nel qual è il caso del testimone, allora, testimone macchinatore, non mi ricordo come viene tradotto. Esome, ripeto, è uno che due che testimoniano, ho visto un tizio rapinare una banca e arrivano altri due e gli dicono no, non potete averlo visto perché eri con noi in quel momento da un'altra parte. Per questo è l'esome. E noi crediamo agli altri due e diciamo che questa simulata non solo non è valida, ma poi verrà punito del Zomem, eccetera. Ok. Abayé Omer, le mafrea. E invece non è adatto le Zomem, le mafrea, anche retroattivamente. Unifsal viene squalificato retroattivamente. Cosa vuol dire? Che vuol dire non... Qual è il caso? Non nel momento in cui viene dichiarato. Sì, ma qual è il caso? Qual è il caso? C'è un caso. Una certa data viene fa una testimonianza, e poi due mesi dopo viene qualcuno e dice: no, tu non la tua testimonianza non è valida perché in quel giorno tu stavi con noi, nel giorno in cui tu dicevi di aver visto quello che hai visto. Sì. Quindi lui è le sue testimonianze sono annullate dal momento in cui c'è stata questa dichiarazione del secondo gruppo di testimoni, o invece dal momento in cui l'ha portata la testimonianza, perché abbiamo poi saputo poi dopo successivamente che la sua testimonianza non era valida. Questo è il problema. Ma se la testimonianza è valida dai due mesi dopo, esatto. Zomem da due mesi dopo, oppure se lo era già da due mesi prima. Attenzione, chiaramente la testimonianza quella non è valida, il problema sono le altre testimonianze. Tutte le altre testimonianze. Ravà Amar invece, Ravà al contrario, sostiene no, solamente dal momento in cui è stato dichiarato inadatto e per il futuro Uleava Unifsar è inadatto a testimoniare. Abayé Amar le mafrea Unifsal Meidna de Assid Rashau Beatoramra, perché lui è considerato un Rasha, e in quel caso è la Torah stessa che ha detto Alta Shet Yadecha im Rasha, e no, che noi, che il versetto della Torah non collaborerà al Tashet Yadecha im Rasha, non mettere la tua mano insieme a Rasha. E come noi, viene interpretato? Al Tashet Rasha Ed, non mettere un non porre un malvagio come testimone. Lui dice è un malvagio, e quindi basta. La Torah mi dice che un malvagio non può essere testimone, questo è un malvagio, quindi lui non è valido come testimone. Ravà Amar insiste, Mikan Leava Unisal, Aed Zomem Hidushu, no, io insisto nel sostenere che lui invece solamente da questo momento in poi, perché si tratta di un Hidush. Qual è il Hidush? Che il Hidush è che la Torah, perché in teoria noi potremmo pensare che non abbiamo nessuna certezza né del primo gruppo di testimoni né del secondo gruppo di testimoni che vengono a smentire il primo gruppo di testimoni. La Torah invece stabilisce in maniera per noi arbitraria, perché potremmo pensare che tutte e due le situazioni non abbiamo certezza né dell'uno né dell'altro, invece in maniera arbitraria la Torah stabilisce, ed è questo per noi diventa la regola, quindi è il Hiddush, che invece il secondo gruppo di testimoni viene comunque a ragione sui primi, che quindi noi consideriamo varia testimonianza del secondo gruppo di testimoni. Uh-huh. Okay. Quello che dice qui, mai casita. Mai Hasite, che cosa ti fa pensare de Samarta Ane Samuch Ane El Habo? Samuchane. Allora, Mai Hasita, letteralmente, che cosa hai visto? Che cosa hai visto? Cioè, de Samarta Ane, che tu ti sei appoggiato su questi, cioè sui secondi testimoni. Smochane, appoggiati sui primi testimoni. Appoggio sui primi testimoni. Ma questo succede solamente nel momento in cui la Torah stabilisce che mi devo appoggiare per forza sui
il consul fiducia. Quindi, visto che è un chidush, non hai se non dal momento in cui arriva il chidush, cioè quando ci sono i due che vengono a smentire gli altri. Forse qua abbiamo il Kayesh Omri, questo è nuovo. Vabbè, dai. Andiamo avanti. Vuoi leggere? Vabbè. No, Davide, oggi non ce la faccio. Vabbè, sono con i bambini. Vabbè, vabbè. Ikka de'amre. Yesh omrim rava namika bayes virale. Umaitam kamar mikanu le'abba mishum sida delle kohot. No, questo l'avevamo fatto. Sida delle kohot. E dice c'è chi c'è alcuni sostengono che in realtà la pensano alla stessa maniera, però semplicemente Ravà pensava che se si fosse approvata la squalifica retroattivamente ci sarebbe stata la perdita economica di persone che avevano stabilito dei contratti, che hanno fatto dei contratti di vendita. Se questi due testimoni, perché a questo punto non finisce più, se questi due testimoni vengono anche retroattivamente considerati non validi, tutti i contratti che possono aver firmato, che possono aver firmato in passato, sono tutti da annullare, che quindi possono, molte persone possono avere una perdita economica da questa cosa. Mai benaio. Praticamente quello che direbbe, la seconda spiegazione di Ravà è questa, che in realtà ragiona Bayer. In realtà questi, dal momento che hanno testimoniato, dovrebbero essere non validi come testimoni. Però c'è una specie di takkanat hachamim che li considera validi fino al momento in cui c'è la seconda testimonianza. Perché? Perché questi potrebbero aver firmato su contratti di vendita, per esempio. A questo punto noi annulleremmo il contratto di vendita e questo può procurare dei guai e può procurare delle perdite a persone che hanno comprato in buona fede. E quindi per questo motivo non consideriamo la cosa retroattivamente. Mai benaio, che allora che differenza c'è tra loro due? La differenza c'è fra le, non fra loro due, ma fra le due spiegazioni. Se noi diciamo che Ravà pensa che nel caso di Ezomem comunque soltanto dal momento in cui c'è la testimonianza, e invece se pensa che no, che è un takkanat chachamim. Qual è la differenza pratica? Qual è la conseguenza di questo? Se diamo una spiegazione invece che l'altra. De assidu vi ve tre bechad. Ok. Prima delle conseguenze, se per esempio hanno testimoniato due testimoni su uno. Ok. Noi diciamo, quello che dice Ravà è questo, i due gruppi di testimoni sono tutti e due uguali. Per me possono essere falsi o veri tutti e due. Soltanto la Torah mi dice che il secondo gruppo è quello a cui devo credere. Però c'è un secondo caso, che in realtà non sono due gruppi di testimoni, ma sono in realtà tre gruppi di testimoni. Due vengono a testimoniare su uno e due vengono a testimoniare sull'altro. E allora cosa succede a questo punto? Che in realtà non sono pari, perché uno è due contro uno, l'altro invece è due, mentre secondo, nel primo caso è due contro due. Se nel caso in cui sono due contro uno, anche secondo Ravà, la testimonianza dei secondi ha più valore della testimonianza dei primi, e a questo punto sarebbe non valido anche le mafre. Cioè, quindi in questo caso non c'è bisogno di applicare la regola del Chiddush. Cioè, la Torah è inutile quel Chiddush che ha portato la Torah, che stabilisce. Sì, sì. Comunque gli altri hanno più forza, i secondi hanno più forza. E secondo caso, ma anche se poi qui veramente è un po' strano questo secondo caso, da Paslino Begaslanutà, se li hanno resi non validi per furto. In questo caso in realtà non è più Ezomem, in realtà gli hanno, sono venuti a testimoniare non che sono Ezomemim, ma che sono dei ladri e quindi non sono validi come testimoni. In questo caso il problema del Chiddush non c'è, perché non c'è più Ezomem,
non c'è più nessun caso, non, il caso non è più quello delle Zomè, ma di Ed Check, di Ed non valido. Okay? Ok? Quando la Torah dice Veamar e porta, una, porta un caso che però va in contraddizione con quello che ha appena detto? Che cosa? Quando la, la Gemara scrive Veamar Ravir Mia, questo è il prossimo, vuol dire che adesso sta per portare un caso che va in contraddizione con quello che abbiamo detto? No, no, no. No, adesso sta, in realtà sta arrivando alle conclusioni. Veamar Ravir Mia Bidifte, Avad Rappappè Uvda Kavate Derava. Dice Ravir Bidifte che Rav Papè ha fatto un fatto letteralmente, cioè ha deciso sull'argomento Cavatel de Ravà, seguendo l'opinione di Ravà. Okay? Mar bar Rav Ashi, amar ilcheta Cavatel de Baye. Invece Mar Rav Ashi, bar Rav Ashi, bar figlio di Rav Ashi, dice che l'alaha è secondo Baye. Quindi c'è uno che ha fatto secondo Ravà, l'altro invece viene a dire no, non è così, anche se quello ha fatto secondo Ravà, in realtà l'alaha è secondo Abayè. Veilchat kavate de Abayè. Beyal kagam. Beyal? Kagam. E che vuol dire? Ok, nessuno, avete fatto l'Umeziot? No. No. Non potete non fare l'Umeziot, non si può. È un... tutti cominciano che con il Lumeziot, voi siete l'eccezione alla regola. Esatto. È la prima. Forse no, la... Sì, ma è Lumeziot proprio. Quando si comincia a studiare Gemara in genere si comincia con il Lumeziot. Ok. Yalkagam, allora c'è questa cosa qui, è la conclusione della prima parte di Lumeziot di Bavarezia, che è questo. C'è una discussione fra Abayè e Ravà su Yehush Shelomidat. Okay. Se volete, ve li spiego tutte queste cose. Guardate, facciamo un po' di interruzione sulla Gemara. Allora, c'è una discussione su Yehush Shelomidat. Adesso vi spiego di cosa si tratta. Letteralmente, una perdita di speranza inconsapevole. Ve lo spiegherò. Allora. Alla fine la discussione fra Abayè e Ravà è carina, tra l'altro, la discussione, c'è un bel contraddittorio. Alla fine l'alaha è che Abayè, cioè che Yehush lo abidate Yehush, che anche Yehush inconsapevole no, non è Yehush, non è considerato Yehush, lo ave Yehush. E la Gemara dice nelle discussioni fra Abayè e Ravà l'alaha e che Abayè be yal kagam, in questi sei casi che sono le iniziali dei casi yal kagam, il che significa che in tutte le altre discussioni fra Abayè e Ravà l'alaha è che Ravà. Questa è l'eccezione alla regola e ci dà un segno mnemonico per ricordarci quali sono le eccezioni alla regola. Vabbè? Va bene, vi dico cos'è Yal Kagam? Facciamo. È un po' lunghetta la faccenda, però non so, vabbè, facciamo. Vabbè. Allora, Yal Kagam, cominciamo col primo. Yud. Yud è Yehush lo Midat. Di cosa si tratta? Allora, si tratta di questo caso qui. Allora, è un caso di una persona, di una cosa persa e ritrovata. Persa e ritrovata. Allora, se io trovo una cosa per strada, quando è che devo restituire la cosa e quando invece la cosa la posso prendere? Il principio fondamentale è quello del Yehush. Cos'è il Yehush? È letteralmente, Yehush vuol dire disperazione, cioè quando la persona che ha perso la cosa dispera di riaverla. Poi bisognerà stabilire quali sono i criteri della disperazione, quando è che uno dispera di averla. Per... Rinuncia. Yehush rinuncia. No, no. Yehush letteralmente è disperazione. Okay? La rinuncia è una conseguenza della disperazione. Nel senso che io non ho la speranza di riavere la cosa. Leitiash vuol dire disperare.
Yahusha è la disperazione in ebraico. Mm-hmm. Okay? Però visto che non ho la speranza, ho perso la speranza di ritrovarlo, rinuncio alla cosa. E nel momento in cui rinuncio alla cosa, la cosa diventa efker e quindi appartiene a tutti e quindi chiunque la può prendere. Questo è il principio. Yahusha, dispero di ritrovarla, rinuncio e quindi la cosa non mi appartiene più, io rinuncio a prenderla e a questo punto, la cosa appartiene a chi la trova. Va bene? Vi è chiaro il principio? Sì. Allora, discussione fra Abba e Eva è questa. Una persona ha perso un oggetto. Però non si è accorto di averlo perso. Okay. Allora, l'oggetto rientra nei casi in cui ci sarebbe disperazione. Per esempio, quando è che c'è disperazione? Il caso classico in cui c'è disperazione, in cui c'è rinuncia, è il caso in cui non ho segni di riconoscimento. E quindi io non posso dimostrare che l'oggetto è mio. Io rinuncio perché in realtà non posso dimostrare che l'oggetto è mio. Un caso classico di... banconota da 100 euro. La banconota, dei soldi. Io non posso dimostrare che quelli sono soldi miei. Sono soldi per, uguali per tutti. E quindi io non ho modo di dimostrare che i soldi sono miei. Mentre se ho perso un portafoglio, sì, posso dimostrare che ho dei segni di riconoscimento per dimostrare che il portafoglio è mio. Quindi se ho perso dei soldi, io non ho modo di dimostrare che sono miei e quindi rinuncio a riprenderli. Ok? Questa è la cosa. Esempio, caso però, ho perso i soldi, non me ne sono accorto. Non mi sono accorto di averli persi. Me ne accorgo quando arrivo a casa. Una persona li ha trovati prima che io arrivassi a casa. Io non ho rinunciato ancora. Perché non me ne sono accorto, non posso rinunciare. Qualora me ne fossi accorto, avrei rinunciato. Però in realtà non me ne sono accorto e quindi non ho rinunciato. È da considerare Yehusha o non è da considerare Yehusha? Questa è la discussione fra Abba e Rava. Rava sostiene è da considerare comunque Yehusha. Perché se me ne fosse accorto l'avrei rinunciato. Abba dice no, non è da considerare Yehusha. Ma è che Abba in questo caso. Ok? La lahai come Abba Yeh? La lahai come Abba Yeh. Quindi, ma cosa faccio? Che succede alla fine? Cioè, io vado al tempio e dico, ho visto 100 euro per terra, dimostrami che sono tu, e gli rispondono? No, ma non li posso prendere. Non posso prenderli io. Non so cosa. Ah, quindi non posso tenerli? E non li posso tenere io. Io non li posso tenere. Ma dopodiché cosa si fa con i soldi? Questo è un problema, ma io non li posso tenere. Ma come faccio io a sapere se... Perché l'ho visto. L'ho visto andare via... Non so chi è, se so chi è, devo restituire. Non so chi, ho visto un tizio che ha perso i soldi, sono caduti i soldi e se n'è andato senza accorgersi di aver perso i soldi. Io ho visto che lui non li ha. Quindi uno deve correre dietro, ma non riesco a raggiungerlo. Ok? Nel frattempo è andato via, ha preso l'autobus, non lo so. Ok? Sì, non sono in grado di correre lì dietro. A parte che è discutibile che io debba correre lì dietro. Non è così pasciuto, perché se sono teoricamente via posso anche, è un di più quello di correre lì dietro. Okay? A questo punto io so che lui non se ne è accorto. Se no il caso non c'è. Se non lo so, il caso non c'è. Ok? Questo è il primo. Secondo è il nostro caso. Va bene. Ezomem Mifsale Mafrea. Ok, il lezomem che non kasher retroattivamente, e questo l'abbiamo già visto, va bene? Ya'al, lamed. Ok, questo invece è un caso di attualità per la comunità di Milano. Lehi a omed me'elav. Che cos'è Lehi a omed me'elav? Allora... Perché vi dico perché è di attualità, perché a Milano stiamo provando a vedere se si riesce a fare un eruvo, cioè a fare un sistema che permetta di trasportare di Shabbat. Allora, come si fa l'eruvo? Uno dei sistemi per l'eruvo è questo, è fare quello che si chiama Tzurat HaPetach.
C'è a New York. Che cosa? C'è a New York. Sì, in molte città, anche in Europa. A Londra, c'è a Basilea, insomma, in varie parti. Ok, allora, uno dei sistemi che permette di fare le Louvre è quello della Zugata Aperta. Cosa vuol dire Zugata Aperta? Vuol dire che ci sono due colonne, e sopra qualcosa che unisce le due colonne. C'è la forma di una porta, ok? Così, forma di una porta. Però, attenzione, non è necessario che le due colonne tocchino la parte che unisce, anche se c'è una colonnetta piccola e poi il filo che unisce le due colonne sopra, è valido, è quello che si chiama l'echi. L'echi è questa colonnetta piccola che sta lì. Va bene? La discussione è, ok, io posso mettere un lechi, okay, e in questo modo formare la Zugata Aperta. Metto una colonnina e in questo modo formo la Zugata Aperta. Se la lechi c'è già, se la colonnina c'è già, non l'ho messa io, c'è lì, per caso ci si trova una colonnina, si trova una cosa, qualcosa che fa da colonnina. È valida o non è valida? Okay. Se non l'ho messa per fare le Louvre, ma c'è già lì, c'è per conto proprio, è valido o non è valido? Discussione fra Abaye e Ravà. Secondo Ravà non è valida, devo averla messa io, con la kavanà di fare il petach, con l'intenzione di fare il petach. Secondo Abaye invece è valida. E Baruch Hashem la lachare che Abaye, perché se no saremmo nei guai nel fare le Louvre. Se ogni cosa dobbiamo fare da noi, saremmo veramente nei guai. La Laha è che Abaye, in questo caso, quindi molto utile che la Laha sia come Abaye. Ok. Terzo caso, Kagam. Kiddushim shelo nimsegu lebia. Kiddushim shelo nimsegu lebia è questo caso qui. Allora, letteralmente, Kiddushim shelo nimsegu lebia vuol dire questo. Matrimonio che non può essere consumato. Di cosa si tratta? Si tratta di questo caso. Uno ha dato, il matrimonio si fa dando un oggetto o è kinyan kesser, si fa un kinyan attraverso il kesser, attraverso il denaro, qualcosa di, che vale la storia dell'anello, per esempio. Uno ha dato, non un anello, ma per esempio dei soldi, a due sorelle. E ha detto con l'intenzione che una delle due la dovesse sposare. Però non ha detto quale. Non ha detto quale delle due. Allora, domanda. Queste due in che condizione sono? Sono sposate o non sono sposate? Ravà dice, non sono sposate. Perché non sono sposate? Perché il matrimonio non è valido. Perché non è valido? Perché tanto lui non può avere rapporti con nessuna delle due. Perché lui non può sposare due sorelle comunque. E quindi non può avere rapporti con nessuna delle due. Comunque il matrimonio non è valido. Visto che non può avere rapporti, visto che la condizione perché un matrimonio sia valido è che possa avere rapporti, il matrimonio non è valido. Abaye invece dice, no, il matrimonio, misafek, nel dubbio è valido, c'è bisogno di divorzio. Okay. Questo si dice. Quarto caso, Gam. Allora, è un caso che riguarda il get. Ok? Siamo arrivati. Il get è questo. Allora, è il marito che deve dare il get, deve dare il divorzio. Il marito deve dare il divorzio, deve essere convinto, se qualcuno di voi assiste a un get vedrà quante volte gli chiediamo se è convinto, deve essere convinto. Il marito dà il divorzio, dice che fa rispondere a tutte le domande, dice che è convinto di dare il divorzio. Dopodiché, prima che il divorzio venga consegnato alla moglie, dice, io veramente non volevo divorziare. Dice in maniera che non volevo divorziare. Rende invalido il divorzio o non rende invalido il divorzio? Okay. Il divorzio è valido o non è valido?
Ravà dice il divorzio non è valido. Il divorzio non è valido. Nel momento in cui lui dice non voglio rinunciare, attenzione, lui non ha annullato il divorzio. Ha detto semplicemente, ha fatto una dichiarazione in cui ha detto io non volevo divorziare. Ha espresso il fatto che non voleva divorziare. Secondo Ravà, il divorzio non è valido, e quindi bisogna rifare il divorzio. Secondo Abaye, il divorzio è valido, perché finché non lo annulla, il divorzio è valido. Okay. Sapete cosa facciamo in un caso di get? Per evitare che il marito possa fare dichiarazioni di questo tipo? Praticamente lo sequestriamo. Fra la scrittura del get e la consegna del get, il marito non può uscire di là. Non lo facciamo uscire per evitare che faccia dichiarazione. Questo è il motivo per cui il marito rimane lì. Legata anche la bocca, l'ho imbavagliata. No, però non ha persone con cui farle. Di rinunciare, cioè, va a prendersi un caffè, dice l'amico che è a casa, entriamo nella machloket Abaye-Ravà. E quindi per evitare di entrarci, lui non va a prendere il caffè, glielo portiamo il caffè, ma non può andare a prendersi un caffè. Ok, questo è il sistema pratico di evitare questo problema. Va bene. L'ultima è quella che incontreremo adesso. Mumar Ochel Nevelot Le Achis. Ok, l'ultima Kagam Lamem è un Mumar, una persona che prende, che mangia cose, mangia carne vietata. Le achis, in maniera volontaria e provocatoria, diciamo così. Va bene? Ok, questo lo vediamo adesso. Adesso sapete cos'è Yal Kagam. Sì. Mumar è un apostata o no? È apostata, sì. Cioè, uno che proprio ha lasciato la religione ebraica. No, però non va inteso così. Non va inteso così perché vedremo che non funziona, perché che parla anche di Ochel Nevelot Tevon e quindi non ha sicuramente lasciato la religione, però insomma non traduciamolo Mumar, perché Mumar normalmente vuol dire apostata, ma in questo caso non funziona. Mumar Ochel Nevelot Tevon di Brea colpa su le achis Abaye passul le achis Abaye Amar passul Ravà Amar Kasher Abaye. Okay. Allora, una persona che mangia carne vietata, nevelot, la carne non sciartata, eccetera, eccetera, le teavon, letteralmente per appetito. Ok. Allora, attenzione però, va tradotto bene questa cosa qui. Perché normalmente le teavon vuol dire perché gli piace, ok? Lo fa non come presa di posizione ideologica, per cui dice a me non interessa quello che dice la Torah, sono scemenze di una volta, eccetera, eccetera, ma lo fa perché gli piace la carne teref, ok? Gli piace, è più buono, ok? In questo caso però, attenzione, dobbiamo interpretarlo in un altro modo perché se no non funziona. Dobbiamo pensare che una persona che prende carne non kasher, non perché la carne non kasher sia più buona di quella taref, di quella kasher, ma perché costa di meno. Ok? Ok, va a prendere la carne all'esse lunga perché all'esse lunga costa di meno di Mr. Meat. Su questo credo che non ci siano dubbi. Va bene? Ok, quindi il motivo, attenzione, è importante, la motivazione è economica. Esatto. E rientriamo nel problema economico, ok? Che abbiamo visto prima. Scusa, per precisare, Nevelot si parla di animali permessi ma non sciartati secondo la regola. Sì, in realtà vuol dire tutto, in realtà vuol dire tutte le cose non kasher, tutta la carne non kasher. Ma anche carne di animali vietati? Ma in genere no, però forse intende anche quello. Ok. Comunque lui lo fa per motivi economici. Motivi economici, perché se no, attenzione, su questo c'è tutta una discussione
fra i commentatori che sto facendo, eccetera, perché se no non funziona questa faccenda qui, questa Maslowcat non funziona. Allora, ricordiamo, praticamente la VA cosa dice? Qual è il principio? Il principio è lo stesso che abbiamo visto fino adesso. Se uno fa una VA per motivi economici, a questo punto non è credibile come testimone. Va bene? È lo stesso principio di quello che se mangia i frutti del campo, eccetera. Lo stesso principio. Ok? Ochelme e Verotte e Teavone, lo stesso principio di questa cosa qui. Va bene? E su questo, di vrea colpa sul, secondo tutti è Pasul. Secondo tutti non può essere un testimone. Ochelme e Verotte e Teavone. Pure perché generalmente mi sembra che Teavon è meno grave di uno che fa le achis. No, certo che è meno grave. Aspettate. Cioè uno lo fa, uno proprio gli piace mangiare cose un po' trattenere. Un momento, guarda, questa cosa è veramente sorprendente. Vedete cosa dice qua? Le achis, invece, se lo fa apposta. Non perché la carne cacere è più cara, non perché gli piace di più, ma perché vuol mangiare teref. Lo fa come posizione ideologica, ok? Posizione ideologica, io voglio mangiare teref. Ok? Su questo c'è una discussione. Abaye amar pasul. Abaye dice che è pasul, okay? Che non è, non va bene, non può fare testimone. Rava amar kasher. Rava invece dice è kasher. Pazzesco. Ok? Rava dice è kasher. Può testimoniare. Perché non è per motivi economici. Perché non è per motivi economici. Questo è il motivo, adesso lo spiegherà, però è quello il principio. Il principio è non è per motivi economici. Abaye amar pasul. Abaye amar pasul de avale rasha. No, Rava amar kasher. Scusa. Rava amar kasher. Rava amar kasher, Abaye amar pasul. Deavale Rasha. No, scusate, no. Lavama Kashè, punto. A questo punto si spiega le posizioni. Prima abbiamo detto Abaye dice Pasul. Ah, ho capito. Kashè, punto. Adesso spiega perché Abaye Amar Pasul. Abaye Amar Pasul Deavale Rasha. Verachman Amar Altashet Rasha. Ed Rava Amar Kashè Rasha de Hamas Beinan. Ok. Allora, Abaye dice Pasul perché è un Rasha. E di Hashem ha detto non mette un rasha come è del pasuk che abbiamo citato prima, non mette un rasha come è, okay? Rava amar kasher. Rava dice invece che è kasher rasha de Hamas beinan. Sta parlando di un rasha de Hamas, di un rasha per motivi economici, rasha di Hamas, di furto. Ok, più avanti. E Meitive Altashe Rasha. Ah, Beinan Meitive, giusto? Bene, punto. Meitive. Meitive. Altashe. Volta un'obiezione, vediamo a chi è l'obiezione. Altashe Rasha Ed. Altashe Hamas Ed. E Lugaznanim, Umoalim Beshvot. Ok, attenzione. Continua, dai. My love. My love. Echad shuat shav e echad shuat mammon. Ok, fermati. Allora, si porta un'obiezione, vi dico subito a chi è l'obiezione. L'obiezione è Abaye. Ok? Qual è l'obiezione? Abaye? Si porta questa citazione. Non mettere un rasha come testimone, non mettere Hamas Ed, non mettere un testimone che sia un ladro. Mm-hmm. Chi sono questi? Elu Gazlanim, questi sono i Gazlanim. Ah, scusate, l'obiezione, no, scusate, l'obiezione è Arava, non è Abaye. L'obiezione è Arava. Non mettere Hamas Ed. Chi sono? Attenzione, qui spiega chi sono, fa gli esempi. Sono Gazlanim. E fino a qui è quello che dice Rava, cioè sono persone che rubano. Mm-hmm. Un Moalim Bishuot e che giurano, fanno delle averot sui giuramenti, ok? Fanno una verà sui giuramenti, ok?
Quindi giurano dei giuramenti che non dovrebbero giurare. Va bene? My love. Quale sono, scusa, se i giuramenti... Adesso, aspettiamo un secondo, perché è da qui che dipende la cosa. Allora, my love, sta parlando di giuramenti al plurale, attenzione, parla di giuramenti al plurale vuol dire che parla vari tipi di giuramenti. E mamon, sia che si tratta di giuramento vano, sia che si tratta di giuramento sul denaro. Allora, se uno giura il falso sul denaro, ok, giura che aveva una cosa in custodia e gliel'hanno rubata mentre non gliel'hanno rubata, ok, va bene, su questo non c'è discussione, rientriamo nel caso di Rashad e Hamas e rientriamo nel caso di Vieto. Però visto che il giuramento è al plurale, secondo quello che dice la Gemara, comprenderebbe anche il giuramento vano. Giuramento vano è un giuramento che si fa semplicemente perché mi piace giurare. Esempio di giuramento vano, io dico su una colonna di pietra che è di pietra, ok? Su una colonna di marmo che è di marmo, ok? Ho giurato che è di marmo, giuro che questa sedia è di legno, giuro che è di legno, ok? Lo vedo che è di legno, non c'è bisogno di giurarlo che è di legno, ok? Questo è quello che si chiama shuachav. Il giuramento vano, ok? In realtà c'è una discussione su cos'è il giuramento vano. Secondo alcuni anche dire che su una colonna di marmo che è d'oro è giuramento vano, perché è una scemenza. Anche se sto giurando il falso, in realtà non è falso, è una stupidaggine. Tutti vedono che non è d'oro. Comunque, giuramento vano. Il divieto è quello di usare in maniera impropria il nome di Dio, perché il giuramento viene fatto col nome di Dio? Sì, no, ma è il pasuk della Torah. Sì, apposta, cioè, è questo. La scelta di Brod. E questo stiamo dicendo. Quindi, giuramento vano. Quindi dice, sia che il giuramento sia falso, sia che il giuramento sia vano, è considerato rasha, e quindi Pasul Edut rientra nel questa cosa qui. Quindi dovrebbe essere un'obiezione a Rava. Ci siete? Mm-hmm. Ok. Risposta. Lo. Idi ve idi shuat mamon. No. Si tratta sempre di shuat mamon. Rava ti potrebbe dire, no, quando c'è scritto shuat, intende sempre shuat di denaro, che riguarda nel denaro. Umai shuot, perché c'è scritto shuot, perché c'è scritto al plurale, shuot alma vuol dire shuot semplicemente vari giuramenti, sempre di denaro, ma vari giuramenti, quindi è plurale perché ce ne sono tanti, diversi magari fra loro su cose diverse, ma ce ne sono tanti, ma si tratterebbe sempre di shuot man. Quindi questa fonte non smentisce Rava, perlomeno Rava la può spiegare. Ok? Metive Altashet Rasha Ed, Altashet Hamas Ed, Elu Gazlanim, Umilue Rabuyon. Un malve. Ribuyot. Ribit, è il plurale di ribit? Sì. Tiuta Neima. Ok, no, che Neima? Neima è dopo. Ok. Allora, Metive, si può trovare un'obiezione a Abaye, non a Rava. Alta Shetra Shaed, di nuovo su questo commenta, su questa interpretazione del Pasuk, non metto un Rasha come Ed, Alta Shet Hamased, non metto un Hamas come Ed, e lu Gazlanim, questi sono i Gazlanim, i ladri, un Malveber e Biot, e i prestatori a interesse. I due esempi che vengono fatti sono tutti e due esempi che riguardano il denaro. Ok? E quindi non quello che dice Abaye. È la conclusione, quello che sembra la conclusione della Gemara, è chiuta da Abaye, chiuta. Obiezione a Abaye, obiezione. Abaye viene sconfitto. Abaye non... Quello che dice Abaye viene smentito.
Ok, ci accorgeremo dopo che non è così. Attenzione, normalmente quando la Gemara usa questo termine tiuta, ripetendolo due volte, vuol dire che è chiusa la faccenda. La faccenda è chiusa, basta, Abayè è stato messo da parte. In realtà vedremo che Abayè viene recuperato in questo caso, abbastanza un'eccezione alla regola, ma Abayè viene recuperato. In realtà non è così, non è così la faccenda. Però per adesso questa fonte sicuramente smentisce Abayè. Questa è una fonte che sicuramente smentisce Abayè. Però vedremo poi come potrebbe essere recuperato Abayè. Ok. Andiamo avanti. Sì. Neima che Tanae ed Zomen Pasulla Col. L'ecolatura culla di Vrei Rabbi Meir. Rabbi Yase Omer. Bamed Varim Amurim. Usam bedinene fasciotta, val usam bedinene mamonot, kasher le dinene fasciotta. Ok. Allora, diciamo quello che stenta di dire la Gemara, che la discussione fra Abayè e Rava in realtà è una discussione che c'è già prima ed è una discussione fra Tannaim, Neima che Tannae, che in realtà la discussione è una vecchia discussione fra Tannaim. Ok? Qual è la discussione? Ezomem, sempre sull'Ezomem, e Pasul, le cola toracula, è Pasul, è non valido per tutta la Torah. Cioè, l'Ezomem, una volta che uno è stato dichiarato Zomem, da quel momento non può testimoniare in nessun caso, ok? Da nessuna parte può testimoniare. Questo vuol dire, l'Ezomem è invalido come testimone su qualunque cosa. Ok, fino a qui ci siamo? Sì. Ok. Divrei Rabbi Meir, questo è quello che dice Rabbi Meir. Rabbi Yosef invece dice, Bame devarim amurim, quando è che vale questa regola che lezzo mem è pasula tutto, she usam beninene fashot, che è stato reso zomem per questioni che riguardano le persone. Uno, Ezomem, ha detto, ho visto il tizio uccidere, ok? E arrivati altri due gli hanno detto, non potevi averlo visto, eri con noi da un'altra parte, la testimonianza su Dinenne Fashot, cioè su cose che possono portare alla pena di morte. Cioè. Quindi, se lo ha fatto per Dinenne Fashot, se uno ha testimoniato in questo modo ed è stato reso somme, basta, chiuso. Questo qui non può testimoniare in nessun tribunale del mondo. Chiuso l'argomento, cosa facendo? Aval, usambe minema monot, però è stato reso pasul in dinema monot, kasher le dinene fashot. E kasher per dinene fashot. Ok? Uno è stato, ha testimoniato, visto il tizio dare un prestito all'altro tizio. Ok? Bene, facciamo. Vengono due testimoni e dicono non potete averlo visto, eri con noi da un'altra parte, in quel momento, eccetera, eccetera. Zomem. Ma cosa dice Rabbi Yosef? Rabbi Yosef dice sì. È zomem per tutto quanto riguarda problemi di denaro, ma non è zomem per testimoniare su un omicidio, non è zomem per testimoniare su un get, non è zomem per questo, non può essere invalido come testimone su un'altra cosa. Ok. Allora, qual è il ragionamento dei due? Allora, attenzione, qui si vuol dire che è la stessa discussione che c'è fra Abayè e Rava, se in realtà la discussione non è esattamente uguale, è una cosa un po' diversa. Però vediamo di capire i principi e poi vedremo di capire in che modo è la stessa discussione. Neima, Abayè che Rabbi Meir, Rava che Rabbi Yosef. No. Quello che tentiamo di dire è che Abayè la pensa come Rabbi Meir, ok? E Rava la pensa come Rabbi Yosef. Ok. Che fatemi vedere una cosa.
Ok. Abayah kidar karabimeir. De amar amrinan mikulla le humra. Virava de amar kerabiyase. De amar mi humra le kulla. Ok. Allora. Ravà è come, scusate, Abayè è come Rabbi Meir, perché dice anche se si tratta di una cosa meno grave, lo rende pasula la cosa più grave. Ok? Si va da una cosa meno grave alla cosa più grave. Questo è quello che pensa Abayè, è quello che pensa Rabbi Meir. Da dinema monot che viene reso pasul per dinene fashot. Va bene? Chiaro? Mikulla le humra. Ravama de amarca Rabbi Yose, Rabba invece dice come Rabbi Yose, perché cosa dice? Me humra le culla, Amrina. Da una cosa più grave alla cosa meno grave si dice, da dinene fashot a dinema monot si dice. Mikulla le humra, la Amrina. Invece da una cosa meno grave alla cosa più grave non si dice. Allora, questo è quello che dicono Abayè e Ravà. Cosa c'entra tutto questo con la faccenda del Ohen Nevelot Leachis? Ora, attenzione, Ohen Nevelot Leachis, una persona che mangia Nevelot Leachis, è considerato una culla, è considerato una cosa meno grave. Perché meno grave? È meno grave perché la persona che mangia nevelot, lo voglio dire dopo la chiamerà, però ve lo anticipo, poi lo vediamo questa volta. La persona che mangia nevelot l'achis è ra la shamayim e fa il male verso il cielo, ve lo ra la briot, però non fa del male alle persone. E visto che fa del male al cielo, non fa del male alle persone, è meno grave di uno che fa del male alle persone, fa del male al cielo, fa tutte e due le cose. Okay? Il gazlan fa del male al cielo, trasgredisce la mitzvah della Torah, e nello stesso tempo fa del male alle persone a cui ha fatto del male. Okay? Quindi la cosa paradossale è che quello che noi normalmente consideriamo la cosa più grave, cioè fare una vera leachis, paradossalmente qui viene considerata meno grave. Okay? E quindi si applicano il ragionamento dal culo alle humra alle humra alle culo. Andiamoci qua. Beh, la quindi la bestemmia è meno grave delle percosse, non lo so. Sì. È la storia anche di Kippur, no? Sì. Siamo entrambi in quelle cose. È notevole come cosa. Sì, è interessante molto. Quindi letteralmente, scusa, le achis a questo punto non è per far arrabbiare le persone, per far arrabbiare a Kadosh Baruch Hu. Sì, certo, fa bene a Kadosh Baruch Hu, no, a Kadosh Baruch Hu. Lui fa dispetto a Kadosh Baruch Hu. No, è una cosa, per posizione ideologica. Non accetto che ci sia una mitzvah, non mi interessa la mitzvah. Ok. Ok. Allora, grazie. Grazie. Ciao, Wotov.